Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Bene, qui ti parlo di una cosa molto molto importante. Si parla del principio della felicità, si parla del principio di come realizzarti in modo sinergico in le tue attività che ruotano principalmente sulla tua salute, sulle dinamiche sociali e sulla, diciamo, la psicologia del lavoro, della realizzazione professionale. Allora, principalmente ci sono due punti chiave fondamentali, dal mio punto di vista, due punti chiave fondamentali. Prima, di avere il locus interno di controllo. Cosa vuol dire locus interno? Locus interno vuol dire che fai qualcosa che viene da te, non viene dall'esterno, viene da te. Locus interno vuol dire che dipende da te, cioè vuol dire tipo la composizione è qualcosa che nasce da te, non è qualcosa che la società ti impone, non è qualcosa tipo mi voglio sposare perché c'ho la pressione esterna che mi dice ti devi sposare, tra virgolette la pressione della famiglia, allora ti devi sposare e avere bambini, è un esempio ovviamente, o faccio il dottore perché la mia famiglia è una famiglia di medici, una famiglia di persone del campo e quindi io voglio, sento la pressione esterna e quindi ho un locus esterno, cioè dipendo da qualcosa che viene da fuori, non da me. Questo è il punto. La mia composizione, nel mio caso, è qualcosa che viene da me, è qualcosa che mi piace, mi appassiona, mi diverte, è qualcosa che adoro e viene da me, non viene assolutamente da fuori, anzi da fuori viene l'opposizione di solito, di dire no, no, non va bene, questo è il punto. Quindi essere il padrone del tuo destino vuol dire, padrone del tuo destino significa in pratica che tu ti devi centrare in quello che in pratica è due cose, è importante e dipende da te, principalmente. Dipende da te non vuol dire dipende totalmente da te. Importante vuol dire, questa attività, tipo la composizione, tra qui e 10 anni avrà un impatto positivo nella mia vita, avrà un impatto veramente positivo fare questa classe di video che sto facendo oggi, fare gli articoli. Fare questa serie di attività ha un impatto positivo tra qui a 10 anni, che cioè cambierà la mia vita, fa più abilità sociali, tipo socializzarmi con più persone, uscire di più di casa, parlare di più, divertire, questa serie di cose, pensare più alla salute, mangiare più sano, fare sport, queste attività avranno un impatto positivo nella mia vita, tra quei 10 anni, per fare un esempio, o semplicemente sono attività che non sono importanti, non ha. Sto praticamente per dire, vado a Gardaland, faccio un esempio, tutti i fine settimana vado a Gardaland, mi diverto, dipende da me, perché comunque vado, voglio andare io, ma questa cosa di andare a Gardaland è qualcosa effettivamente che avrà un impatto positivo su di me, perché no, non ha un impatto positivo su di te, perché alla fine sì, tu lo fai come divertimento, come ozio, ci si può stare come ozio, ma qui si parla proprio di qualcosa che veramente può cambiare il tuo destino. Tipo, se tu componi ogni giorno, sai che tra 10 anni sarai un compositore migliore. Se pubblichi dei video su SoundCloud, magari tra 10 anni avrai un pubblico che ti segue, sarai un musicista magari professionale, avrai dato un cambio, no? Invece se fai attività tipo, sai che i videogiochi è un esempio, se tu sei appassionato di videogiochi è un'altra cosa, come me, guardare il tennis, io guardavo il tennis tutto il tempo, il tennis, ok, io lo guardo, eccetera, però il tennis effettivamente non è qualcosa di importante per me. Mi metto davanti alla televisione a vedere Federer tutti i giorni, a guardare Federer, l'ho fatto per anni, 10 anni ho fatto questa cosa e mi ha portato da nessuna parte alla fine. Questo è il punto. Quindi quello che è importante, che dipende da te, il secondo punto. Questo dipende da te significa una cosa molto semplice. Ti faccio il punto delle relazioni, delle dinamiche sociali in questo caso. Oh, no, ti posso fare il punto, no, no, più chiaro della musica, perché a me mi ha fregato più di una volta questo discorso. No, il punto della musica è, dipende da me piacere a un pubblico concreto? Dipende da me? No, non dipende da me. Faccio un brano
dipende da me che la Crazy Music piaccia agli altri. No, non dipende da me. Quello che dipende da me è fare una musica che a me piace, che mi diverte, che mi rende differente. Questo sì che dipende da me. E poi colpirà il pubblico che deve colpire. Esatto, va a attrarre il pubblico. A me dipende questo, attrarre il tipo di pubblico che voglio attrarre io perché faccio un tipo di musica che ha, dà un certo tipo di emozione. No? E questo è il discorso. Tipo se suono rock so che atterrò, se suono heavy metal, so che atterrò un certo tipo di pubblico. Però faccio heavy metal, mi piace fare heavy metal, dipende da me. Non lo faccio per attrarre, per avere successo, perché quello non dipende da me, non entra nella mia area di influenza. Le amiche sociali, tipo cercare di piacere a tutti, quello non dipende da me. Ma se io mi diverto, veramente, se miglioro il mio modo di essere, se miglioro il mio modo di esprimermi, il mio modo di parlare, le mie abilità sociali, piacere. Esatto, ho più possibilità di interattuare con più persone e più in modo ancora più profondo. Questo dipende da me. Quindi le zone vitali, cui devi concentrarti, sono tre principalmente. Tre principalmente. E sono il tempo, i soldi e l'energia. Principalmente sono questi tre i punti in cui ti devi veramente concentrare. Tempo, gestire il tempo, l'abilità della gestione delle tue attività nel tempo, ecco perché entra la sinergia, fare più attività importanti insieme, congiunto, in modo da migliorare, prendere meno tempo e più, meno distrazioni, perché il piano è più importante. Secondo, i soldi, è importante saper gestire i soldi per avere una certa base su cui fare quello che a te interessa, non quello che ti dicono dall'esterno, perché se lavori per sopravvivere non hai la possibilità di controllare la tua vita. E terzo punto, l'energia. Allora, l'attività fisica, in avere meno distrazioni possibili, in modo da avere un'energia più che fluisce intorno a te, più importante. Quindi, per fare un esempio, quello che non è importante, non dipende da te, tipo, come ti ho detto, il tennis, mi piace davanti alla televisione, quello non è né importante perché non è importante e né dipende da me, tipo guardare il calcio e arrabbiare, è un ozio che ci può stare come ozio, ripeto, ma non è importante, non dipende da me. E secondo, tipo una cosa importante è la politica, per dire, ma non dipende da me cambiarla, io non ho il controllo su quell'attività, capito? È un po' come una volta mi focalizzavo. La musica moderna fa schifo, la musica moderna, queste band dovrebbero fare cose diverse. E erano cose né importanti né che dipendevano da me. Da me dipende, bene, che tipo di musica voglio io fare, primo, e secondo la musica che mi interessa. Dipende da me, è importante per me. Questo è il primo punto. Ciao, passiamo in...